a tutti ragazzi e ragazze, bentornate sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che ti capita di vedere uno dei miei video. Allora io mi presento, sono Maggie e sei sul canale Maggie Feel. Come avete potuto leggere dal titolo del video, questo è un What I Eat in a Day. Che cosa significa? Cosa mangio in un giorno? A me questa tipologia di video piace tanto perché riesco a prendere spunto su cosa mangiare durante il giorno. Ma partiamo subito e iniziamo con la colazione. L'ultimo What I Eat in a Day che ho fatto è stato di qualche mese fa, e visto che siamo entrati nella bella stagione, diciamo che ho cambiato le mie abitudini per quanto riguarda il mangiare, quindi sto mangiando qualcosa di un po' più fresco ma anche veloce da cucinare e preparare. Partiamo, come vi stavo dicendo, dalla colazione, una colazione abbastanza sostanziosa per come potete vedere. Quella mattina avevo deciso, a parte il mio solito caffè che non può mancare mai, ho deciso di mangiare della frutta fresca e un cornettino comprato all'Eurospin qualche settimana fa, e in merito a questo ho fatto anche un video svuota la spesa dove potete andare a vedere tutti i prodotti che ho acquistato appunto all'Eurospin. Quella mattina avevo deciso di mangiare un bel mango ed era la prima volta che lo provavo, e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Ho preso anche un piccolo kiwi e poi infine ho deciso di concludere la mia colazione sostanziosa con questi cornetti ripieni di crema pasticcera. Facendo questa bella colazione sostanziosa, in genere durante la mattinata non mangio nulla ma preferisco bere qualcosa di fresco. Ma continuiamo con il pranzo. Quel giorno avevo deciso di preparare una bella insalata di riso fresca, dove avevo inserito dei carciofi sott'olio, delle olive verdi e poi un preparato di verdure, un'insalatina di verdure fatte con sedano rapa, carote e peperoni. A me piace poi aggiungerci un po' di maionese per renderla un po' più, gnam gnam gnam, come si può dire, più gustosa. E l'ho lasciata in frigo per qualche oretta e a ora di pranzo praticamente abbiamo pranzato con questa bella insalatona. Continuiamo, diciamo qua è pomeriggio, erano all'incirca le 4:30. In genere in questo periodo a me non piace tanto mangiare o fare merende sostanziose, ma preferisco bere qualcosa di fresco, e quindi in questo periodo sto bevendo tantissimo tè freddi, e in questo caso invece ho preferito prendere e prepararmi una bella menta fresca. Ho voluto aggiungerci qualche frutta secca, quindi ho preso questo composto sempre comprato all'Eurospin, dove all'interno ci sono tante tipologie di frutta secca, e ho bevuto un po' di menta. Continuiamo poi con la cena. Avevo un po' di verdure da preparare e quella sera ho deciso di fare delle verdure grigliate facendo un po' di melanzane e di zucchine. La preparazione delle mie verdure grigliate è molto semplice, anche per come potete vedere dalle immagini. Ho tagliato a rondelle sia le zucchine che le melanzane e dopo ho fatto una spolverata di sale per far levare un po' di acqua di vegetazione.
Dopodiché le ho adagiate sulla griglia con un fuoco medio, non tanto alto, in maniera da non doverle bruciare, e le ho fatte cuocere per circa 3 minuti per lato. Il composto che vedete praticamente cos'è? Diciamo è il mio condimento per le verdure. E cosa ho fatto? Ho preparato dell'aglio tritato, un po' di prezzemolo tritato, dell'olio e ho aggiunto un pochino di aceto di mele. Una volta che le verdure erano state cotte e pronte, sono andata a mettere questo preparato sulle verdurine. E devo dire che erano veramente, veramente squisite. Ovviamente la cena non era basata solo su questa grigliata di verdure, ma ho fatto a parte anche un po' di pollo alla griglia. Mi erano rimasta un po' di insalata di pomodoro con della cipolla e ho aggiunto dei fagiolini sbollentati. E quella sera devo dire che sono rimasta davvero soddisfatta. Ho aggiunto un po' di glassa di aceto e questo è il mio What I Eat in a Day. Ok, il video termina qui, spero che le mie idee vi siano piaciute, se così fatemelo sapere nei commenti, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella se ancora non l'avete fatto, vi mando un grosso bacio e a un prossimo video, ciao!